quindi a breve ci accingeremo al taglio del nastro e scopriremo il monumento. I soggetti da ringraziare sono tantissimi, lo faremo poi con un grande applauso, lo farete voi con i rombi dei vostri motori. Motociclisti, siete tutti in posizione? Immagino di sì. Molto bene. È partita anche la 500 nel frattempo, quindi direi che l'appello a questo punto è completo. Io controllo anche tutte le autorità in posizione, partendo dal nostro Don Marco, che sarà Allora, avete visto che una folata di vento ha scoperto il libro raffigurato nella scultura del professor Cacciogna. Macchine fotografiche pronte, arriva il taglio del nastro. Paolo Borsani, arriva la tua moto, silenziamo la 500, grazie. Ecco, per favore, l'abbiamo silenziata. Motociclisti, quando si spegne la moto di Paolo potete partire con i vostri motori. È pronto il taglio, sindaco? Via con l'applauso, ragazzi. Mm-hmm.
insieme al sindaco. Allora, un po' bello vuole dire grazie a Dio quanto sono contento. Vuol dire grazie a Dio quanto sono contento. Quando diceva Marco si dice valeva prima. Sicuro che quello che il sindaco detto è vero. Dio buono nella bestia, ma vuol dire Dio buono. Grazie al cielo, quanto bello. Benedicendo questo momento del nostro Marco sono cielo, vogliamo ricordare veramente i popoli e vedendo anche tutti voi qua legati all'ammirazione di questo grande e bravo giovane. Beneficiamo il suo ricordo, in modo che passando da qua noi possiamo dirgli grazie al nostro Marco per quello che lui è stato, Sandro, per la nostra terra. Oddio, la tua parola santifica tutte le cose e fonde la tua benedizione sopra questo monumento che ci ricorda il nostro Marco Simicelli, che oggi diciamo presto. Amo salutare davanti a tutti voi i suoi genitori che ci hanno onorato. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Bene, grazie Don Marzio. Io credo che la scultura sia il modo per la mia
io sono stato lì a dirigere, ma non ho potuto partecipare perché l'Italia l'ho voluto dare il proposito, ormai non me lo consentono. Io questa cultura è fare in modo che sia stata collocata qui, perché Marco è cresciuto e è accorto qui, quindi non mi ha più un quadro, ringrazio molto tutti quelli che hanno lavorato. E vedo qui il mio piccolo Renzo Mazzani, che poi inserirà sulla rivista La Manovella un articolo, quindi io mi fido certamente di lui e lo voglio ringraziare personalmente. Termino qui, non posso altro che ringraziare questi sindaci, in particolare il più bello, Giuliano naturalmente. No. Il saluto di tutta Misano al professor Fernando Cattolini. Mi era dimenticato una cosa, vorrei un giorno conoscere lo scultore che ha fognato la mia rivista, che si è fognato. Lascerei la parola a Paolo. Mi dicono che ci dobbiamo spostare, come? Un po' più così. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Grazie a tutti voi che con il vostro rumore, la
pubblica che assieme al Comune di Misano ha permesso la realizzazione di questa bellissima opera e la collocazione in questo posto che mi sembra quello giusto di fronte all'autodromo Marco Cimoceri. A te Luca. Sindaco, buongiorno, ringrazio tutti gli intervenuti. Oggi è una giornata che ritengo molto toccante per tutti noi. Quando c'è stato un minuto di casino come nella costa viene descritto, il brivido si è venuto a tutti noi, forse un segno del destino, è arrivata una colata di vento. Dando a tutti noi la possibilità di avere un ricordo tangibile vicino a noi di Marco. Io lo leggerei le sue parole in maniera istituzionale, se me lo permettete. Buongiorno a tutti. Oggi anche il circuito di Misano è una giornata speciale che vede con la realizzazione di questo bellissimo monumento un completamento e prolungamento sul nostro territorio della importante titolazione che abbiamo voluto dedicare a Marco. È veramente un piacere, così tanti fan che sono giunti dalla Romagna e non solo, per celebrare Marco e tutto quello che rappresenta per il nostro amato sport. Voglio ringraziare anche Paolo e Rossella per l'immenso lavoro che stanno facendo con la fondazione, che ha raggiunto risultati straordinari con attività sociali concrete che permettono di mantenere sempre vivo il ricordo di uno splendido campione come il SIC. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per rafforzare il legame con la famiglia Simoncelli e il territorio su un progetto speciale che verrà reso pubblico tra poche settimane e che darà la possibilità a tutti i tifosi di Marco di visitare una sezione a lui dedicata proprio nel cuore del paddock. Qui concludo ringraziamento speciale al Comune di Misano e la figura del sindaco Stefano Giannini, che da grande appassionato di motori ha saputo ascoltare le voci di una terra molto legata allo sport motoristico e a Marco in modo particolare, che insieme al circuito rappresentano un sistema virtuoso e oggi celebrano un campione, il SIC. Grazie Marco. Veloce saluto io e qualche ringraziamento. Un'ultima cosa, la Petronilla, la figlia del professor Cacciogna, 30 secondi di saluto per noi. Buongiorno a tutti, io sono qua in veste di co-proprietaria con Babbo del circuito di Minimoto, dove Marco corse per ben 5 anni e vinse la sua prima gara importante, fu proprio a Castelremondo. C'è sempre rimasto comunque nel cuore, quindi lunedì scorso abbiamo voluto fare una serata in ricordo di Marco e abbiamo fatto poi il 23 una staffetta, eravamo pochi ma buoni. Da Castelremondo siamo partiti, alcuni ragazzi andavano avanti il monumento, altri lo seguivano ed è stato molto emozionante arrivare qua, essere attesi dal sindaco e anche dal due arbitro Alberto, che ringrazio, e poi la statua è stata messa su. E io ringrazio anche Gianfranco Zanini, Sergio Sensi, Martino Barberi per l'appoggio sempre, loro sono della FMI Romagna, quindi c'è un rapporto molto stretto tra Castelremondo e la Romagna, sempre c'è stato. Ringrazio Paolo e Rossella Simoncelli. La serata è stata condotta da Paolo Beltramo di Italia 1, quindi è stata una serata molto emozionante, e ricordo proprio di Marco. Io vi ringrazio e buona giornata a tutti.
legame da Serra di Mondo, nome della pista di Fernando Caciolia, che oltre ad essere un artista è un appassionato di moto, dove Marco vinse la sua prima gara, e la foto di Marco con il suo primo alloro è nel libro di Evo Cadello. Quindi questo collegamento fra Castello di Mondo, la pista dove Marco ha vinto la sua prima gara, e la foto di casa di Marco Cimocelli. Abbiamo promesso di preparare per Marco un grande regalo, questo è il regalo per Marco, lo completeremo con questa strada che mette in collegamento questa provinciale con l'altro provinciale, con l'altro incrocio dell'autonomo, non si chiamerà più via dell'autonomo quando sarà completata, si chiamerà via concorso, come mi ha detto Paolo Beltramo due giorni fa, Marco Cimocelli partirà dall'autonomo. Questa rotatoria in questo modo molto rigoroso, molto bello, ovviamente i dipendenti e in particolare il geometra Alberto, e